Allora, Rapa, sembra che il governo centrale abbia messo in soffitta, insomma, il decreto che finanziava tante opere pubbliche, comprese anche quelle delle nostre scogliere. E adesso? Adesso secondo me esiste un problema e anche di grande entità, perché tutte quelle progettualità che erano state già comunque sia in parte anche appaltate si trovano senza copertura finanziaria. A mio giudizio è un grave errore, soprattutto in un periodo come questo dove anche i problemi idrogeologici sono importantissimi, e bisognerà fare il punto della situazione per cercare in qualche modo di portare avanti queste progettualità soprattutto sul litorale fanese, a partire dalla Sassonia, ma non dimentichiamoci che lo stesso problema sta avvenendo anche a Ponte Sasso, dove addirittura c'è un progetto già in atto fatto dagli operatori balneari per cercare di dare una risistemata alle scogliere. Il problema dell'erosione è un problema importante, soprattutto che si rivolge al turismo, perché chiaramente senza spiagge non si fa turismo. Occorre immediatamente, a mio avviso, fare il punto di situazione per cercare di capire dove andare a reperire questi fondi mancanti. È urgente farlo e soprattutto ci deve essere l'impegno di tutti gli enti, degli operatori privati, per trovare una soluzione, e il prima possibile.